La situazione adesso comincia a farsi seria. 5 partite senza vittoria per il Pescara potrebbe già portare a una situazione di non ritorno. Il penultimo posto in classifica è un indicatore da non sottovalutare, soprattutto con la trasferta di Catania alle porte. Eppure Marco Baroni si dice tranquillo, anzi ieri sera al termine della partita con il Latina era anche soddisfatto della prestazione dei suoi. Il pensiero del tecnico fiorentino può essere condiviso per i primi 30 minuti di gara, quanto il Pescara ha fatto il Pescara, anche se rispetto al primo tempo di Cittadella qualche passo indietro è stato fatto. Ma poco conta perché la squadra ha segnato, creato occasioni e tenuto in mano la partita. Il gol di Melchiorri dopo 8 minuti, il secondo dell'attaccante in 4 giorni, ha fatto sperare in una squadra finalmente indirizzata verso la strada giusta. Un centrocampo di corsa e determinazione, un Politano che riusciva a tagliare in due la retroguardia Pontina e un Melchiorri in giornata di grazia. Peccato che Pasquato girasse con i giri del motore ridotti e la difesa, beh, quella è sempre la solita difesa. Poco dopo la mezz'ora, infatti, il solito buco e le maglie larghe permettono a Pettinari di sfruttare l'unica cosa buona fatta da Sforzini in tutta la gara, vale a dire un assist al bacio e penetrare nei 16 metri pescaresi con una facilità irrisoria e segnare il gol dell'1-1. Tutto troppo facile. La squadra accusa il colpo, prova a reagire, ma il freno a mano si tira sempre più e così alla fine si blocca. Nella ripresa il Latina deve sudare pochissimo per portare a casa il punto, anzi la squadra di Beretta ha tratti da proprio l'idea di poter fare risultato. Eppure, nonostante questo, il Pescara allo scadere avrebbe anche la palla per vincerla la gara. Capita sul piede buono di Politano, il sinistro, capita nel posto giusto in piena area di rigore avversaria, capita nel momento giusto quando non c'è più tempo per recuperare. Troppo bello però, l'errore del giocatore del Pescara è marchiano, la palla colpita malissimo in maniera strozzata e si perde lontano dalla porta. Un segnale inequivocabile che la serata non era ancora quella giusta. Forse sarebbe il caso di fare qualche riflessione in più, cominciare a capire se il problema è di uomini o di modulo, se Baroni qualcosa nel suo gioco debba rivedere, sfortuna a parte. Il tutto prima che sia troppo tardi.